Buonasera, come promesso da Gianfranco Lenarduzzi, il confronto di stasera è particolarmente interessante perché abbiamo con noi dei quattro candidati a Palazzo Belgrado, alla presidenza della provincia di Udine, Pietro Fontanini che è sostenuto dalla Lega Nord, dal PDL, dal MAF, il Movimento Autonomista Friulano, dall'UDC, dai Fratelli d'Italia e dalla destra. Poi abbiamo Andrea Simone Lerussi, Partito Democratico, SEL, Sinistra, lascio per ultimo, chiudiamo la provincia perché è la, come dire, la ragione sociale anche di questa sfida elettorale. Ho sentito le anticipazioni che avete già cominciato a entrare nel merito, ma la domanda che voglio farle, anche per sgombrare il campo di facili, no, battute, illazioni e cose del genere, la provincia è uno spreco? Dove spreca e quanto spreca? Ma la provincia è uno spreco dal punto di vista amministrativo e burocratico, cioè un passaggio in più che abbiamo come livello istituzionale e che dal nostro punto di vista del centro-sinistra possiamo tranquillamente, diciamo, evitare e saltare. E l'idea, diciamo, che noi abbiamo in mente non è che l'inutilità della provincia è legata a quello che fa e alle competenze che ha, perché le competenze che ha, e lo ribadisco sempre anche per cercare di, diciamo, aiutare il dibattito e renderlo un attimo più tranquillo, le competenze che ha sono importanti e vanno gestite e comunque anche con il superamento dell'ente poi dovranno essere gestite e continuate. Però ad essere a domanda gestite. Risponde, non spreca? E se spreca, no. Quanto spreca? Bah, gli sprechi sono notevoli, ci possono essere molti esempi. Sì, beh, al di là ovviamente dello spreco di un livello politico e amministrativo che c'è con il Consiglio, questo... Presidente della Giunta. Abbiamo degli interventi tipo 700.000 euro Terra dei Patriarchi, le sagome, la EXE, cioè ci sono notevoli fonti di spreco, senza contare ovviamente quello che io non riesco a quantificare, che è difficile quantificare, proprio in termini amministrativi, di lentezza, di burocratizzazione che abbiamo in più e che potremmo semplificare se comuni e regioni si parlassero senza avere questo... intermedio, questo livello intermedio. Beh, ma cosa c'è? Fontanini. No, ma ci sono dei servizi che non possono essere fatti né dai comuni né dalle regioni. Faccio l'esempio, ad esempio, le emissioni in atmosfera. Noi abbiamo la burocrazia provinciale, quella che la Russi non apprezza, che deve dare delle autorizzazioni alle aziende che hanno emissioni in atmosfera, cioè quando c'è un cammino, c'è un ciclo produttivo che emette sostanze in atmosfera, ci deve essere un'autorizzazione provinciale. Stessa cosa gli scarichi delle acque, tutti i depuratori sono controllati dalla provincia, la quale deve autorizzare lo scarico. Questi sono servizi, non è una cosa in più, queste sono cose previste dalla legge che vengono demandate o alla regione o alla provincia, qualcosa anche ai comuni. Quindi la provincia fa quello che la legge gli ha detto di fare. Non so, molti cittadini non sanno che la motorizzazione civile, uno che deve conseguire la patente di guida, un diciottenne, va a fare gli esami presso la motorizzazione civile che è gestita dalla provincia, sono tutti dipendenti della provincia, una volta erano dipendenti dello Stato, adesso è stato decentrato, è stato migliorato anche quello che è l'azione di questo servizio che diamo ai cittadini. Senta, io ho provato a stanare le Russi che appunto è uscito lo scoperto, 700.000 euro per le Terra dei Patriarchi. Allora, Terra dei Patriarchi. Catalogata la voce spreco. No, è un contributo che abbiamo preso dalla regione, siccome loro dicono dall'opposizione, non riuscite mai a portare a casa niente della regione. Siamo riusciti per un progetto turistico che poi non è nient'altro che valorizzare le cittadine che sono nella provincia di Udine, in particolare nella zona pedemontana, iniziando da San Daniele, passando per Tolmezzo, arrivando fino a Cividale, quelle che erano i vecchi centri dove il patriarcato ha avuto una presenza significativa, per fare un turismo culturale e non gastronomico legato in pratica a questa fascia, perché la regione fa un turismo molto orientato alla montagna e molto orientato al mare, mancava questa fase centrale e qui la provincia si è messa lei ad organizzare dei percorsi turistici chiamando gli operatori, perché noi diamo contributi agli operatori, all'associazione degli albergatori, al consorzio. Vabbè, percorsi turistici. Vediamo come se riesce a convincerci. Non è che la provincia faccia cose in senso lato sulle sagome, non mi dica che hanno salvato vite umane, perché non... Le sagome è stato un esempio importato dalla Francia. In Francia c'era questo modello di queste sagome che erano posizionate vicino agli incroci, alle curve più pericolose, per attirare l'attenzione dell'automobilista che guardava la sagoma. La sagoma la vedi come vedi un cartello, insomma, lo vedi da lontano e rallenti perché pensi magari che sia una persona umana.
È stato un esperimento che ha costato 15.000 euro, qui le hanno sparate grosse su queste cose. È stato un esperimento che non ha funzionato, ci sono state molte polemiche, secondo me può aver anche funzionato perché non abbiamo la prova, non abbiamo il cittadino che non ci dice anche la controprova. Sì, la controprova potrei anche dire che c'è, perché la diminuzione dell'incidente si è registrata in questi ultimi anni. Solo nel periodo sui telegiornali. No, io dico, quindi posso dire che non... Sta di fatto che l'abbiamo tolta perché per il costo un po' gonfiato la diamo buona questa risposta. Gonfiato nel senso che credevano fosse gonfiato, aspetta un attimo. Fermo. Vediamo allora sull'ex, perché sull'ex ci sono state strapolemiche. È una società che io ho ereditato, una società che gestisce una parte del ciclo dei rifiuti, ha gestito una discarica importante che a Trevignano, adesso questa discarica è chiusa, però ha servito a calmierare i costi del smaltimento dei rifiuti. Ora Ex fa altre cose, è entrata nell'operatività per quanto riguarda la realizzazione di un centro che dovrà essere realizzato a Palmanova per recuperare gli spazzamenti stradali. Qua bisogna essere un po' tecnici, non voglio essere troppo. Cioè ci sono queste aspirapolvere che girano sul territorio, in pratica quelle che vanno a fare la pulizia delle strade, ogni comune ha una di queste macchine che puliscono le strade. Bene, questo materiale non viene buttato in discarica, attualmente viene buttato in discarica, ma si può recuperare perché c'è molto ghiaino, c'è molto in pratica materiale che può essere riciclato, e quindi stiamo realizzando l'unico impianto che da fare in questa regione, perché attualmente chi vuole recuperare deve andare a Brescia, e quindi l'ex sta lavorando in questo. Come? Ha tentato, cerca di lavorare per il recupero delle discariche che perdono. Qui però il TAR ha messo dei bastoni di traverso, insomma, ha detto va no. Bene, adesso quindi ha ridimensionato moltissimo, ma dico che quando sono diventato presidente sembrava che diventassimo come Napoli, invece non è vero. Beh, ma Gianfranco Lenarduzzi sa quando prende il direttore dell'ex, funziona. E forse lo dice anche. Oddio, probabilmente lo sa anche Lerussi, probabilmente quanto lo sa molti. Però devo dire che la provincia ha anche cercato, forse prima di altri enti, di razionalizzare la provincia di Udine, per difendere Fontanini. Volevo vedere se era di centro-sinistra, cosa diceva. No, è molto differenziata, è una realtà nella nostra provincia. Abbiamo comuni che recuperano il 90%. Certo, ma però adesso facciamo la mente della provincia che ha creduto in questa metodologia di raccolta e vuole continuare. Facciamo controdedurre, strada, visto che è un termine che va molto di moda. Prego, Lerussi. Ma sulla raccolta differenziata io ho il merito, ovviamente, dal punto di vista politico, la spinta sicuramente è stata condivisa anche dalla provincia, dalla regione, centro-sinistra, centro-destra. Il merito principale poi è andato anche ai comuni, che hanno scelto di impostare un certo tipo di raccolta differenziata, alcuni anche una raccolta differenziata spinta, che non è un passaggio facilissimo, diciamo, da far digerire da parte dei cittadini. E sulla ex però appunto le nostre perplessità sono molte, non solo ovviamente quello del costo della dirigenza che rischia di essere veramente superiore a quella del consiglio provinciale, no? E se ci indigniamo di certi costi dobbiamo ancora di più indignarci per altri, ma proprio il fatto che al momento questa società non ha alcun tipo di utilità e attività, perché si parla di progetti ma appunto la società che raccoglie lo spazzamento stradale ancora non c'è materialmente, non è, l'impianto non c'è, e soprattutto nell'ultimo periodo sono state aperte alcune società all'estero, in Serbia e in Croazia, mi sembra, in Ucraina, aperte e chiuse in una maniera non molto trasparente. È il mercato bellezza. Vogliamo è il essere mercato. Globali o vogliamo essere No, ma a me va bene essere globali, però mi si dica perché e cosa si fa. Poi l'hanno chiusa e quindi vuol dire che qualcosa non tornava nei progetti. Su Terra dei Patriarchi, io ricordo il tir che girava per la provincia di Udine con all'interno un'enorme statua di legno del patriarca. Che non tutti sapevano dell'esistenza. Di cui non tutti sapevano l'esistenza, e questo non so se è positivo o negativo per il progetto Terra dei Patriarchi, no? Sicuramente è positivo perché ha diffuso la presenza di un elemento importante. I quaderni, gli elementi, no? Le penne, le borse, no? Che anche qui abbiamo visto nello studio, sì, no? I gadget che giravano. Cioè, promuovere il turismo è fondamentale perché la nostra regione, la nostra provincia hanno un tessuto, diciamo, paesaggistico, ambientale che deve essere valorizzato in quella direzione.
però quei soldi, a nostro modo di vedere, non sono stati spesi correttamente. E un errore politico grosso, ma che l'ha fatto anche la Regione, poi dandoci il contributo, è stato quello di inventarci un nuovo marchio, no? Cioè, noi già con l'idea di turismo FVG, l'idea del turismo regionale, abbiamo difficoltà, diciamo, a veicolare questo messaggio. Beh, però se continuiamo, ospite di gente unica non era proprio. Sì, no, guardi, ma se continuiamo a cambiare il marchio, certo, del turismo, certo, ogni sei mesi, ogni anno, eccetera, sì, non riusciremo mai a promuovere. Se il centro-sinistra fa debiti, li fa per investimento e perché vanno fatti. Se il centrodestra fa debiti per investimento, non si possono fare. Sì, ma io non sono d'accordo. Fontanini, la terra, i servizi. La terra friulana, la terra di patriarchi, noi abbiamo un patrimonio aquileia, la nostra storia, stiamo parlando della nostra storia. Grazie, signor Fontanini, lei è e sarà il miglior difensore della friulanità, giusto per agevolarla nell'esposizione. Noi dobbiamo permettere che si faccia solo a Trieste, la fanno la Bavisella, fanno la Barcolana, fanno tutto, spendono molto di più delle terre dei patriarchi. Possibile che i friulani, casa loro, non possono difendere un patrimonio culturale e storico bellissimo? Andare a Cividale, scoprire la città dei Longobardi, vedere poi anche l'età patriarcale, stessa cosa qui Leia. La nascita del cristianesimo in Friuli con una basilica, il Parlamento di Udine, il Salone del Parlamento, il Castello, questa è storia, sì, ma questa è storia dei patriarchi, questa è la nostra il Castello storia. Di Udine, Fontanini, cioè, paura. Abbiamo ottenuto il trasferimento. Abbiamo lottato e finalmente siamo riusciti a farcelo ritornare, ma restituire soldi, Fontanini, e vale anche per le russi. E lei sostiene che se i servizi, alcuni servizi, tipo quello dell'acqua, per esempio la fornitura d'acqua, no? Di che servizi, la CAFC per esempio, se fossero in capo alla provincia, costerebbero zero lire Lato, agli utenti. No. Sì, l'atto, il famoso CATO, adesso si chiama così perché dovevano cambiare, doveva essere modificato. E lei contesta i comuni, però dice, ma perché? No, chiedo che venga data alla provincia il ruolo di coordinamento dei comuni, cosa che attualmente adesso sta facendo questo organismo con dei costi che è di 1 milione di euro all'anno. Questo 1 milione di euro che va a finire sulla bolletta che tutti noi paghiamo potrebbe essere risparmiato se lo lasciamo in capo alla provincia, perché la provincia ha già la struttura, ha già gli spazi per poter organizzare questi incontri, fare questa politica di coordinamento che riguarda i comuni. Nessuno porta via niente ai comuni. La domanda è cosa ne pensa le russe? Non male. No, ma le Narduzzi poi riparte. No, ma non è un problema. No, sul lato, a parte il fatto che il dato del costo di 1 milione è eccessivo rispetto a quello che realmente è il costo della struttura, però le cose sono due, perché appunto o la provincia ha effettivamente degli spazi in cui ci sono, diciamo, può espandersi, nel senso che quindi ha tempo per fare, ha, diciamo, spazi anche umani dal punto di vista delle professionalità in questo settore, o se no alla fine i costi vengono presi da un ente spostati esattamente nell'altro. La cosa invece che io tendo a rimarcare di positivo che c'è nel modello di funzionamento. Risparmiare si può nella pubblica amministrazione tantissimo, non so se questo è il modello, perché secondo me nel lato invece si ha una sinergia e un lavoro tra i sindaci che sono all'interno dell'ambito provinciale molto forte, cioè i sindaci che sono di diverso colore politico, appartengono a diversi territori, nel lato approvano un piano d'ambito che è il piano con cui si fanno gli investimenti per il servizio idrico in tutta la provincia di Udine, e lo fanno senza che ci sia un altro piano, un altro livello intermedio, che potrebbe essere quello del consiglio provinciale, perché nella bozza che la Lega Nord aveva presentato in consiglio regionale passava la competenza non più ai sindaci ma al consiglio provinciale, quella di approvazione. Hai letto male. Si tratta di fare la stessa cosa, i sindaci si riuniscono, rappresentano ancora loro la proprietà delle reti, si trovano invece di trovarsi in affitto, perché adesso sono in un luogo che è affittato, vengono nel salone della provincia di Udine, coordinati dal presidente della provincia professore, di Udine. Professore, quanto risparmierebbe il cittadino friulano? Ti ho detto un milione all'anno. Bene, punto. No, non un milione buttato, è nel bilancio dell'atto che costa, perché c'è un direttore, c'ha gli affitti da pagare e tutte le cose. E poi daremo anche un compito. La regione già trasferisce tantissimi soldi al Teatro Verdi di Trieste, quindi ne ha già troppi da trasferire. Che corri non va su che biglielle, un altro discorso. A proposito di vai tranquillo. No, io ho il problema sempre di Trieste, la contrapposizione Friuli e Trieste. Erdisu è stata una storia purtroppo non finita bene, perché l'Erdisu di Udine funzionava,
aveva i conti a posto, quello di Trieste non funzionava sotto l'aspetto contabile, perché aveva un deficit causato da un numero di dipendenti molto altissimo, più alto rispetto a Udine. Udine riusciva a fare, perché hanno gli stessi studenti le due università, non ci sono grandi differenze, anzi forse Udine adesso ultimamente ha più spazi. Lei ha contestato tondo però in questo. Io ho contestato tondo perché chiedevo che questo servizio fosse trasferito alle stesse università, quindi lasciare le università che continuassero anche per il diritto allo studio. Viceversa, trasferire alla provincia, se volevamo, ma lasciare distinte le cose, proprio perché così si premiava la virtuosità di un ente come l'Erdisu di Udine, che era riuscito a fare tante cose, ha fatto tante cose ultimamente, con economia. A Trieste le cose non sono andate così. Questo rapporto con Trieste ha qualcosa di muscolare. Oggi Fontanini appunto ha dichiarato questa cosa sull'Erdisu. Credo che siano chiusi i tempi nei quali l'Università di Trieste pensava di dominare Udine. Un po' sì, perché bellicoso come linguaggio. Per fortuna i friulani, io ho dovuto emigrare per andare a studiare, nel senso che non sono andato a Trieste, sono andato in un'altra università. Non mi sono sentito. No, non dico niente sotto sentirsi, ma non avevamo l'Università Udine, adesso i friulani hanno la loro università. Un'università che funziona, che raggiunge livelli di alta qualità, che sono premiati dalle statistiche non fatte in Friuli ma fatte a livello di tutta Italia, e quindi un'università che funziona. Io sono molto ottimista. È chiaro che ha bisogno ancora questa università di aiuto, come sta dando la provincia per dei contributi che diamo per l'organizzazione anche del consorzio universitario, su cui si dovrà andare ad un superamento di questo consorzio, in cui i due maggiori soci sono il Comune di Udine e la Provincia di Udine. Quindi sono argomenti delicati che vanno portati avanti in difesa di un'istituzione che ha permesso a questa terra, e soprattutto a chi vive in questa terra, di poter fare un salto di qualità, perché quando io ero ragazzino e andavo alle scuole trovavo professori sempre meridionali, trovavo funzionari pubblici sempre meridionali. Per fortuna adesso ci sono anche professori friulani, funzionari pubblici diciamo anche friulani. Diciamo che ce l'ha fatta lo stesso però, perché era bravo evidentemente. Però abbiamo scherzi, poi arrivo anche le russi. In che cosa si estrinse, si concretizza questo dominio, presunto dominio triestino su Udine? Ma perché è una cosa che per molti, soprattutto a Trieste, è acquisita. Cioè, se c'è un problema bisogna che si sacrifichi Udine, non Trieste. Cioè, questo è il dramma, no? In questa regione bisogna introdurre i costi standard. Capire se una prestazione costa 100 a Udine, deve costare 100 a Pordenone, a Gorizia e a Trieste. Non può costare a Trieste 120 o 110, perché questo non è ammissibile. I soldi sono di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia e bisogna dare servizi che siano uguali su tutto il territorio a costi che siano uguali sul territorio. Le russi, la questione universitaria, anche questo rapporto, insomma. Il rapporto Udine-Trieste si concilia perfettamente sulla questione dell'università, può essere spiegato su questo. Beh, io ho avuto la fortuna di poter fare l'università qui a Udine, giustamente, perché da quel punto di vista l'arricchimento culturale che l'aver ottenuto l'università nella nostra provincia è sicuramente stato fondamentale, lo è tuttora. E superò l'università, va detto che l'impostazione che anche stiamo cercando di dare, che stanno cercando di dare gli stessi rettori, è quella non ovviamente di chiudere l'una o l'altra università, ma quella di poter creare le migliori sinergie per poter essere più forti a fronte di un sistema universitario nazionale che trasferisce sempre meno risorse anche agli Atenei, e soprattutto li trasferisce non per merito ma in base a criteri storici. E qui si torna alla provincia di Udine, perché l'Università di Udine, sui criteri del merito, è comunque tra le migliori d'Italia. Sugli Erdisu, però, torna la contrapposizione Udine-Trieste, e qui però torna, secondo me, l'incapacità anche dei politici friulani di poter combattere, di poter fare delle battaglie politiche. E noi appunto abbiamo... Ma è d'accordo con Fontanini rispetto a Erdisu, Trieste, Erdisu, no, Udine? Sugli Erdisu università io sono d'accordo, cioè, perché era la soluzione migliore. No. L'università si erano offerte di poter gestire loro questi servizi, ed era diceva, la cosa... Erdisu di Trieste a parità di spazi No, ma sicuramente il nostro è gestito in modo migliore, quello è fuori dubbio.
Il tema è un altro, è che questa regione è governata da un presidente della regione che è friulano, fino a prova contraria, c'era la provincia di Udine, c'era il presidente Contarini. Meno male, direbbe qualcuno, noi, che è un friulano. E il risultato per il Friuli non si è ottenuto, perché si è fatta la riforma di unificazione e non quella di affidamento all'università. Ma l'università, se dovesse fondersi, era la cosa più logica. Fontanini, lei avrebbe detto se deve fondersi l'università friulana, diciamo Friuli Venezia Giulia, no, si fa a Udine che a Trieste. Questo sono sicuro, perché è baricentrica Udine rispetto a tutto il territorio regionale. Poi Udine in questi anni è cresciuta moltissimo, si è qualificata con i corsi. Se dovessimo fare un'unica università, perché qualcuno decide che ci deve essere un'unica università per regione, cosa che difficilmente diventerà di attualità, anche perché guardando il mondo le università per fortuna sono numerose ed è giusto che sia così, ma in ogni caso dovesse essere questo, io penso che dovrebbe essere l'Università di Udine. Sentiamo, allora, pesante l'affermazione sugli insegnanti meridionali con 3 punti esclamativi. Fontanini fa studiare il Friul, a Lignano lavorano i romeni perché i friulani non conoscono le lingue. Poi i dipendenti e il loro futuro rimarranno a Udine? Queste sono intanto le... Io non sono per la chiusura della provincia di Udine, bisogna chiederlo alle Rossi se resteranno a Udine, chi vuole chiudere. Sì, due cose, sull'università penso se i rettori porteranno avanti, diciamo, questo processo di integrazione tra le due università, anzi poi le 3 università, perché in realtà c'è anche la Sissa, no, a Trieste, e magari parleremo di una sede amministrativa, ma probabilmente parleremo di diverse sedi per quanto riguarda i corsi di studio, le facoltà e le possibilità degli studenti di andare a studiare, perché da quello che io modestamente capisco dal progetto che stanno portando avanti la professoressa Compagna e il professor Peroni di Trieste, è quella di un'idea di un'università regionale, non di un'unica università che si chiude una e si sposta al tutto. Certo. Per quanto riguarda la questione dei dipendenti provinciali, che è molto delicata, certo. La ringrazio per la domanda, ribadendo il concetto che le funzioni che la provincia ha adesso vanno comunque esercitate, ovviamente andranno sul rafforzamento dei comuni e sul rafforzamento della regione in base ovviamente allo spostamento delle competenze. Beh, qui interviene il comparto unico, no? Il sacrosanto comparto unico. Il comparto unico ci costa 38 milioni di euro all'anno. Funziona sempre però verso la regione. Ma su questo siamo d'accordo, anche la nostra presidente Serracchiani lo ricorda, il comparto unico non ha funzionato per come doveva realmente funzionare, no? Cioè, su questo fondiamo. Perché purtroppo i dipendenti comunali vogliono diventare dipendenti provinciali, poi dalla provincia vogliono andare in regione. Perché? Purtroppo nessuno torna indietro, nessuno dalla regione viene in provincia e nessuno dalla provincia va nei comuni. Questo purtroppo è un grosso limite al comparto unico. Le retribuzioni sono state abbastanza omogeneizzate, perché non ci sono grandi differenze tra un dipendente provinciale e un dipendente regionale, però tutti tendono ad andare in regione. Non lo so perché, probabilmente perché la regione forse dà maggiori garanzie, o forse... No, ma l'autonomia Fontanini friulana è quella di avere, di pagare i dipendenti del comparto unico 15-20% di più rispetto a quello veneto, emiliano, lombardo, piemontese. Questa è stata una scelta per aiutare i dipendenti pubblici a crescere nella nostra regione, perché è importante, molte cose non si fanno solo con le gambe dei politici, ci vogliono anche i dipendenti pubblici che siano qualificati, responsabili, motivati a lavorare, a dare quel contributo che i cittadini chiedono. Questo, lo spirito era questo del comparto unico. Adesso probabilmente si è un po' arrestato, ecco, questo spirito di crescita. Però lei è già intervenuto con la razionalizzazione, col segretario generale che ce l'ha scavalco, no? Fa risparmiare dei soldini alla provincia di Udine. Beh, attualmente il nostro segretario costa molto poco perché è il segretario di Udine, ma questo non potremo continuarlo nel tempo, perché abbiamo bisogno di avere un segretario provinciale e un segretario per la provincia anche a Udine. Però certo che ho risparmiato soprattutto con i dirigenti, perché il numero di dirigenti è molto contenuto. Loro, ad esempio, l'opposizione voleva che assumessi il direttore generale. Il direttore generale sarebbe costato almeno 100.000 euro però all'anno. Vero. No? Io su questo ho resistito, perché penso che un segretario generale motivato possa, se non gli diamo la qualifica del direttore generale, fare da coordinatore dei dirigenti della provincia. Noi preferivamo che il presidente Fontanini avesse meno assessori, anche quando ha avuto la possibilità di non 2.000 euro al scarsi al mese. Tre facciamo? No, lordi. Tre lordi facciamo. Sì.
cedolino di un assessore provinciale 1600 euro netti. Cedolino della provincia. Sul sito della regione ci sono le indennità scritte. Ricordate, quel signore è cripto, però era anche critico che i meridionali, quando andava a scuola lui, forse significava che nel meridione si studiava il suo Friuli. Sì, si studiava di più, è vero. No, nel meridione dice però. Prego. Sì, qual era la nostra richiesta sul direttore generale? Cioè preferivamo appunto una giunta più snella a fronte di un direttore generale per poter far meglio funzionare la macchina, perché noi abbiamo, cito il settore viabilità, opere ferme dal 2003, finanziate, quindi che non è che sono ferme perché mancano i soldi, ma perché manca in qualche modo una spinta, insomma, dal punto di vista amministrativo. Abbiamo pensato, insomma, che un direttore generale potesse aiutare questo coordinamento, che poi è, appunto, alla fine mancava. Col patto di stabilità, se adesso fosse questo direttore generale, potrebbe fare niente, perché siamo tutti bloccati da questo, purtroppo, ingessatura che ci è arrivata. Però oggi sono notizie molto importanti che arrivano da Roma, dove il Parlamento ha sbloccato, ha votato anche domani il Consiglio dei Ministri farà un decreto legge in cui dirà che, andiamo al 2,9 per quanto riguarda il deficit, e quindi questo permetterà alla pubblica amministrazione di uscire un po'. Voi volevate fare un accordo con Bersani a Roma, com'era questa stramberia? Ma questa mi suona veramente nuova, che contatti hai con parliamo ancora di cose piuttosto serie. Cittadella alla provincia, 38 milioni da spendere, la sua amministrazione pare li abbia appunto impegnati in questo progetto. Che non abbiamo impegnato niente, questa è un'idea che abbiamo già presentato così all'opinione pubblica. Intanto sono 38 milioni, si tratta di trasferire dei beni di nostra proprietà, cederli a chi entrerà in questo discorso che è un project financing, cioè nel senso che per un valore di 38 milioni, però i milioni veri da tirar fuori sono 4. Attualmente non li abbiamo, e anche il progetto ha bisogno di un'elaborazione. Io penso che il prossimo consiglio provinciale dovrà affrontarlo con tutti i crismi, con tutte le ponderazioni che vanno fatte. Però noi abbiamo questo immobile che ci è stato trasferito dalla regione, che è il vecchio distretto militare, ed è logico, no? Portare lì tutti gli uffici che sono adesso distribuiti nella città, per fare un discorso di razionalizzazione. Ecco, Russi invece non era molto convinto di questa iniziativa. Per due motivi: uno, ovviamente, se il nostro progetto è quello del superamento dell'ente, quello di accentrare gli uffici ovviamente tutti intorno al Palazzo Belgrado, è un po' ovviamente in contrasto. Anche il comune è un po' dispersivo, no? Certo, anche il comune di Udine. Sì. Ma ecco, Roma cosa ti dicono? Dicono che è subiudice. L'altro tema invece è quello proprio del rapporto col comune di Udine, cioè immobili all'interno della città di Udine dovrebbero in qualche modo essere comunque concordati e, diciamo, dal punto di vista di progetto politico anche con la città. E l'ultimo tema riguarda sempre sulla cittadella, però quello appunto del project financing, nel senso che le verifiche che noi stiamo facendo, da alcune segnalazioni, e quel meccanismo, quel processo va seguito in maniera molto 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 attenta e con grande trasparenza, perché quando si ha l'unione di denaro pubblico e privato bisogna stare attenti. Io ho altri milioni qui impegnati per l'educandato Uccellis, che hanno provocato qualche polemica. Cosa ci dice? Ma no, a questa polemica non l'ho capita. Tra l'altro la loro esponente, consigliera provinciale del PD, che è anche la dirigente dell'Uccellis, è molto d'accordo, anche perché il progetto lo ha preparato proprio la dirigenza dell'Uccellis. Si tratta di costruire una nuova mensa, una nuova cucina. L'Uccellis è un'antica scuola che si trova nel cuore di Udine, è un vecchio convento che è stato riconvertito a questa tipologia di istituto, un istituto a tempo pieno in cui gli studenti non solo studiano ma anche mangiano e dormono. Quindi, capita la necessità di tutta una serie di spazi dedicati, abbiamo pensato di chiedere alla Regione, in base a questo progetto che, ripeto, è stato redatto dall'Uccellis, un contributo di 3 milioni per realizzare quest'opera. Non ho capito, hanno detto che mi faccio pubblicità, se non presento il progetto adesso rischio di di perdere i soldi da parte della Regione, perché ci sono dei termini temporali. Il parcheggio invece va bene, o lo stadio va bene, no, la provincia non può parlare delle sue scuole pubbliche superiori. Quanto per la ristrutturazione degli edifici scolastici della provincia? Ma la provincia ogni anno viaggiamo sui 9 milioni di euro per gli edifici scolastici, quindi un grosso impegno che
qualificate. Anche Bachmann, ricordiamo. Bachmann è stato fatto nuovo, no? Abbiamo fatto il centro su a Tervisio, ma dico, tutte le scuole superiori impegnano moltissimo e aiutano anche a dare una qualità di studi che è altissima. Anche qui siamo ai primi posti in Europa come studenti di scuole superiori, quindi significa, oltre agli docenti bravi, significa che anche gli allievi bravissimi, che ci sono anche dei locali che permettono di fare un percorso educativo buono. Già sforato abbondantemente. Sì, ma no, sulle Cellis volevo solo dire che, nel senso, non c'è stata nessuna polemica, perché a me, quando il giornalista ha chiesto solo se ritenevo che la comunicazione avesse violato o meno il divieto, diciamo, no, di propaganda istituzionale durante la campagna elettorale, mi sono detto non lo so, appunto, l'unica cosa è questa. Per il resto, appunto, ho dato merito all'indipendato Cellis di aver fatto il progetto esso stesso e di aver quindi spinto e aiutato l'amministrazione a realizzare l'opera. E invece, per quanto riguarda, appunto, il discorso delle scuole, degli interventi sulla scuola, sull'edilizia scolastica in particolare, anche lì un maggior rapporto con quelle che sono le amministrazioni comunali, che poi sono quelle dove i cittadini vanno a lamentarsi quando hanno problemi, sarebbe necessario, e un progetto di riforma degli enti locali che li veda protagonisti è assolutamente necessario. Allora, abbiamo cominciato la trasmissione parlando, appunto, della ventilata ipotesi di soppressione della provincia. La chiudiamo sulla domanda di questa bulimia che ha la provincia, perché abbiamo sentito, gli ATO potrebbero, li ha chiesti, l'Erdisu l'ha chiesto, non gliel'è andato, ma ci andavano anche questi. Poi ci sono anche le strade adesso, la casa dice, dello studente, FFG strade, più autovie, più tutto questo, insomma, è tutta la provincia, quindi a questo punto aboliamo la regione. La regione deve svolgere la sua attività legislativa. Noi abbiamo una regione che fa leggi poche, e quando le fa sono solo di contributi. Bisogna fare leggi di pianificazione, leggi di prospettiva per questo territorio. Io chiedo al prossimo Consiglio regionale di sviluppare veramente di più l'attività legislativa, lasciare perdere l'amministrazione, che è competenza dei comuni, e di questi enti intermedi, che se vogliamo ancora chiamarli province o altre entità che dovranno essere sul nostro territorio per, ripeto, amministrare, quindi dare concretezza a quelle che sono le norme legislative che la Regione deve fare. Guai a abdicare al ruolo legislativo, significa perdere la nostra specialità e la nostra autonomia. Le Russi, il voto o il non voto del Movimento 5 Stelle rafforzerà o indebolirà la vostra posizione? Ma io credo che il Movimento 5 Stelle, appunto, ha una posizione politica molto simile alla nostra circa la provincia, però almeno dal mio punto di vista fa un errore nel non partecipare a queste elezioni, nel senso che le battaglie si fanno all'interno delle istituzioni e le si fa a tutti i livelli. Riuscire ad essere all'interno della provincia per poter agevolare il passaggio di consegne ai comuni o alla regione, specialmente se poi c'è una uniformità di vedute tra regione e provincia, credo che sia fondamentale. Ma bene, le Russi, 6:51. Gherghetta e Bassaporopat conducono la provincia rispettivamente di Gorizia e sostengono Deborah Serracchiani, che ha nel suo programma il superamento. Perché Deborah Serracchiani non suggerisce loro, date le dimissioni, sibul stabul, sibul cadent, e arriva il commissario e hanno risolto la provincia rimane in piedi con il commissario. Ma tu dici sibul anno o simul? Simul. Perché per un anno? Perché dopo un anno si fa la riforma? Chi la fa? Rimane il commissario, in attesa. Ma lei ha detto che se dovesse venire eletto darebbe darebbe le dimissioni. No, io ho detto che facilito il passaggio di consegne dai comuni alla regione. Beh, come? Chiamiamo i sindaci, iniziamo a coinvolgerli, parliamoli, facciamo delle conferenze d'ambito. Ma lei resta, presidente? Fino a quando sarà necessario, nel momento in cui la regione fa la riforma, io sono pronto a dimettermi. Molto bene, grazie alle RU. Esaurienti. Basta, ecco. Grazie alle Russi e grazie a Fontanini. Dovremo sentire anche Simeoni e Brini. Sicuro. Per par condicio. Sì. E poi faremo un bel dibattito tutti assieme. Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci. Buonasera.